Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare volevo ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete il link per seguirmi sui miei due profili Instagram, sia quello dedicato al canale sia quello mio personale. Inoltre sempre in descrizione troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno i spoiler. Detto questo direi di iniziare subito con il video di oggi in cui andrò a fare la recensione del film del 2021, La ragazza di Stillwater, diretto da Tom McCarthy. Che peccato, davvero, che peccato. Dico questo perché questo film aveva il potenziale per essere uno dei migliori film dell'anno, per via di una trama potenzialmente interessante e di un cast più che buono, con la presenza di Matt Damon, che è un attore che io apprezzo e anche in questo caso è riuscito a fare un ottimo lavoro. Nonostante le poche possibilità di mettersi in risalto all'interno di questo film, lui riesce a farlo lo stesso, riesce a svolgere ottimamente il proprio lavoro e quindi complimenti a lui. Perché anche in questo caso è riuscito a comunicare con lo spettatore, è riuscito a trasmettergli le sensazioni, le emozioni che vuole trasmettere appunto a chi guarda in ogni singola scena presente all'interno di questo film. Quindi complimenti a lui, ma complimenti anche al resto del cast che ha fatto un lavoro più che buono e non è così scontata come cosa da dire. Stesso discorso per quanto riguarda la colonna sonora, davvero ottima secondo me, e all'interno del film viene inserita alla perfezione, quindi io tengo sempre moltissimo alla colonna sonora presente all'interno di ogni film, proprio perché può dare un valore in più alla pellicola ed è proprio il caso di questo film. Ma a parte questi, che sono gli aspetti positivi che ho apprezzato maggiormente, il resto non mi ha convinto più di tanto. O per meglio dire, diciamo che l'ho apprezzato in parte, perché secondo me il tutto risulta un po' incompleto, soprattutto per quanto riguarda la scrittura, sia dei personaggi che della storia del film, perché per quanto riguarda la scrittura dei personaggi, sì, nel complesso e in linee generali ho apprezzato il tutto, soprattutto appunto il personaggio principale interpretato da Matt Damon, ma poi in certi casi è come se appunto non si volesse andare più a fondo della questione, o per meglio dire, la caratterizzazione dei personaggi a un certo punto si blocca, si ferma e manca quell'approfondimento in più che secondo me ci avrebbe fatto entrare ancora più in empatia con ogni singolo personaggio presente all'interno di questo film. E questo aspetto mi dispiace doverlo menzionare, ma è proprio una cosa che purtroppo mi è dispiaciuta perché con un minimo di impegno in più per quanto riguarda la scrittura dei personaggi, secondo me ci troveremmo davanti a uno dei film più emozionanti e commoventi di quest'anno, ma purtroppo così non è stato, almeno secondo il mio personalissimo punto di vista. Poi per quanto riguarda la scrittura della storia, c'è un problema simile perché diciamo che anche in questo caso la storia nel complesso funziona, ma poi quando si deve andare a fondo della questione principale è come se il film a un certo punto si fermasse, si bloccasse, proprio perché ci sono certe scene che sembrano dei veri e propri riempitivi. E so che è brutto dire ciò, ma è proprio la sensazione che mi hanno trasmesso alcune scene, una sensazione di brodo allungato, per così dire, perché a mio parere o potevano far durare il film leggermente meno, oppure se volevano farlo durare quanto l'hanno fatto effettivamente durare, potevano mettere qualcosa di più concreto, un po' di contenuto in più che non mi sarebbe dispiaciuto affatto, anzi tutt'altro. Mi dispiace, ripeto, perché anche la parte iniziale ci può stare, ma poi è come se ci fosse una specie di blocco, una specie di stacco e il film a un certo punto decide di cambiare registro per poi tornare sui suoi passi. Quindi questa mossa sotto un certo punto di vista potrebbe anche essere considerata come coraggiosa, ambiziosa, però secondo me va un po' a penalizzare il film proprio perché nonostante questo tentativo di cambio di registro, secondo me il film avrebbe fatto meglio ad approfondire ancora di più le indagini, perché si tratta di questo principalmente all'interno del film. È vero, anche approfondire i legami, i rapporti fra i personaggi principali ci può stare come cosa, ma se fatto bene. Purtroppo anche sotto questo punto di vista ho trovato delle piccole pecche perché non sono riuscito ad affezionarmi appieno ai personaggi, mi sono affezionato piuttosto all'attore, proprio perché a me piace Matt Damon come attore, mi piace come interpreta ogni singolo ruolo.
E questo non è un merito che quindi va alla scrittura dei personaggi della storia, ma è un merito che appunto va al cast, fra cui appunto Matt Damon. E ho trovato davvero questo problema che mi ha un po' deluso, perché, ripeto, questo era uno di quei film che se fosse stato sfruttato come si deve, soprattutto il potenziale della trama e quindi una storia portata avanti bene dall'inizio alla fine, io vi starei parlando di uno dei miei film preferiti di quest'anno. Ma purtroppo non è così. Però, nonostante ciò, io devo dirvi che vi consiglio di vedere questo film, perché non è il male dei mali, ci mancherebbe altro. Anzi, è un film che secondo me può anche piacere ad alcuni, però non credo che ci sia qualcuno che impazzirà per questa pellicola. Quindi è per tutti questi motivi che ho deciso di dare a questo film 3 stelle su 5, che equivale alla sufficienza, e in questo caso è una delusione. Perché io mi aspettavo qualcosina in più, anche perché sotto il punto di vista della regia il film mi è piaciuto. Però anche in questo caso non ci ho trovato nulla di particolare, nulla di veramente rilevante. Ecco, pecca secondo me di identità e di personalità questo film. Mi dispiace dire ciò perché con qualche, dettaglio in più, io vi starei parlando, di uno di quei film davvero imperdibili. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi i miei prossimi video. E inoltre vi ricordo di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video e per ricevere una notifica ogni volta che ne uscirà uno nuovo. E direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler voglio parlarvi dei problemi di ritmo di questo film e delle purtroppo, ripeto purtroppo, poche scene veramente rilevanti, importanti e interessanti presenti all'interno di questa pellicola. Direi di partire dal primo punto. I problemi di ritmo di questo film, secondo me, stanno nel fatto di voler dividere, sotto un certo punto di vista, la pellicola, perché io tendo a dividere questo film in tre parti. Prima parte: indagini del personaggio principale. Seconda parte: approfondimento del legame, del rapporto padre-figlia. E terza parte: ripresa delle indagini. Ecco, il voler dividere il film in questo modo, secondo me, soprattutto nella seconda parte, quindi nella parte centrale, penalizza l'ottima riuscita del tutto. Perché è vero che l'approfondimento del legame, del rapporto padre-figlia può anche funzionare e funziona in linee generali nel complesso, però anche in questo caso manca quell'approfondimento che manca anche per quanto riguarda le indagini. Quindi è una mancanza di fondo che si vede, si nota e si fa sentire, almeno per quanto mi riguarda. Anche perché nella parte centrale, in questa seconda parte, vengono quasi del tutto messe da parte le indagini. Ecco, non ho apprezzato questo stacco, più o meno, per meglio dire, piuttosto chiaro, dalle indagini, alla piccola pausa che il film si prende sotto questo punto di vista, per meglio dire, parziale pausa che il film decide di prendersi, per quanto riguarda le indagini. E poi nella terza parte le indagini riprendono, infatti il tutto, ridiventa un minimo più, movimentato, coinvolgente, interessante. Ma neanche più di tanto, proprio perché la scrittura sia della storia che dei personaggi non mi ha fatto impazzire in positivo. Quindi questo è un enorme problema del film. Io mi dispiace davvero dire ciò perché era uno di quei film che magari non lo attendevo così tanto, ma mi aspettavo decisamente di più e purtroppo sono rimasto parzialmente deluso perché, come vi ho detto nella parte no spoiler, la sufficienza l'ho comunque data a questa pellicola perché se la merita, c'è decisamente di peggio in giro, ci mancherebbe altro, ma c'è anche molto di meglio in giro, quindi è un po' una via di mezzo, ma che in questo caso sa tanto di rammarico e di delusione per ciò che sarebbe potuto essere, ma che purtroppo non è stato. Quindi, a parte i problemi di ritmo, ora vorrei parlarvi delle scene che mi sono piaciute di più. Innanzitutto ho apprezzato il personaggio principale perché quando lui è presente in scena si vede e si nota la sua difficoltà in questo nuovo ambiente, in questo nuovo contesto, difficoltà linguistiche, difficoltà culturali, sociali, però anche sotto questo punto di vista, questa tematica
meritava un maggior approfondimento a tutto tondo. Era molto importante fare il tutto bene e invece viene fatto in maniera appunto sufficiente anche proprio sotto questo punto di vista. Cioè, non ho notato quei guizzi nemmeno sotto questo punto di vista ed è un enorme problema che purtroppo limita la riuscita appunto di questa pellicola. Inoltre ho apprezzato anche altre scene, come anche i vari legami, i rapporti fra i personaggi che con un maggior approfondimento sarebbero riusciti in maniera decisamente migliore. Ad esempio il legame, il rapporto padre-figlia o anche del personaggio principale con la bambina, che secondo me è una delle migliori attrici presenti all'interno del film, soprattutto a livello di espressioni facciali l'ho trovata particolarmente coinvolgente. Ed è stata davvero molto brava. Io spero di rivederla in futuro perché secondo me potrebbe fare delle ottime cose, quindi lo spero davvero tanto per lei. Poi ho apprezzato anche il legame, il rapporto fra il personaggio principale e la donna con cui si frequenta durante tutto il corso del film, quindi sono dei legami, dei rapporti che, ripeto, in linee generali, nel complesso, funzionano, ma volendo andare ad approfondire il tutto, si notano dei particolari limiti legati a una mancanza di un approfondimento vero e proprio che questo film avrebbe meritato e questo film avrebbe dovuto inserire questi aspetti per rendere il tutto ancora più completo e sotto certi punti di vista anche sfaccettato. Parlo di sfaccettature soprattutto per quanto riguarda la parte in cui il personaggio principale trova il ragazzo allo stadio e lo rapisce e lo rinchiude in cantina. Ecco, quando lo rinchiude in cantina, io avrei voluto vedere un maggior dilemma morale nella mente del personaggio principale, cioè cosa fare di questo ragazzo che diciamo è coinvolto in questa indagine mentre aspetto il risultato del DNA. Questo avrebbe dovuto dire il personaggio principale nel corso del film. E invece non ho notato questo dubbio che avrebbe messo ancora più pepe all'interno di tutta la vicenda, di tutta la questione, perché magari poteva rendere anche il personaggio principale più imprevedibile, che comunque in certi punti riesce a esserlo, ma neanche più di tanto, proprio perché il film non va fino in fondo a fare il tutto. Cioè, è mancato secondo me quel pizzico di coraggio, quel pizzico di ambizione in più che in questo caso poteva e doveva esserci. Certo, c'è la scena in cui il ragazzo dice dei dettagli, dei particolari importanti riguardanti l'indagine, proprio al personaggio principale, ma a parte quella scena in cantina non succede nulla di particolarmente rilevante. Anche la scena stessa di cui vi ho parlato poco fa all'interno dello stadio mi è piaciuta, però non ho apprezzato appieno il fatto che sia stata la casualità a far trovare il personaggio principale, a far trovare, per meglio dire, il giovane al personaggio principale. Quindi il tutto è stato frutto del caso. E invece io avrei preferito, che il tutto, fosse avvenuto, magari attraverso le indagini, attraverso dei dettagli che avrebbero portato il personaggio principale magari ad andare in questa zona e magari in questo caso avrebbe trovato il ragazzo, magari non per caso, ma comunque in qualche modo riesce a cavarsela, riesce a essere indirizzato, seppur in maniera indiretta, verso appunto colui che sta cercando. Invece no, è stato proprio il caso perché il personaggio principale porta la bambina allo stadio a vedere una partita del Marsiglia, tra l'altro con i giocatori veri e reali. Infatti c'è anche il numero 10 del Marsiglia, Paillet, quindi questa scena funziona, però ripeto, mi ha fatto un po' storcere il naso il come il personaggio principale sia riuscito a trovare il ragazzo. Però me lo sono fatto andare bene, non è un difetto vero e proprio, è un parere mio personale, ci mancherebbe altro. Quindi andando avanti, ho apprezzato anche la scena in cui i poliziotti interrogano la bambina, una scena che mi è piaciuta tantissimo ed è qui che la bambina, fra le altre scene in cui compare, riesce a dare il meglio di sé, perché anche nelle altre scene è molto brava, riesce a esprimersi molto bene anche attraverso il linguaggio del corpo, soprattutto come vi ho detto poco fa, attraverso le espressioni facciali. E nella scena dell'interrogatorio c'è la piena e massima rappresentazione di ciò. Infatti la bambina protegge il personaggio principale, quindi il tutto va per il meglio. C'è anche ansia e tensione in questa scena, ma è merito degli attori. Cioè, sono bravi loro a trasmettere questa sensazione allo spettatore. E per il resto, devo dirvi che anche
Le parti più statiche che sanno di riempitivo, sotto un certo punto di vista potrebbero anche andare bene, però io avrei preferito, piuttosto che dei riempitivi, magari delle scene, che si incastrassero meglio con tutto il resto della vicenda, della questione che viene raccontata all'interno del film. Invece, in certi punti proprio il film è come se si bloccasse, come se diventasse piatto, come se non riuscisse appunto a proseguire, ad andare avanti. E questa è una cosa che ho notato in certi punti all'interno del film e non mi è proprio andata giù come cosa, perché non è che mi arrabbio con questo film, è una delusione derivante da un rammarico, da un rimpianto da parte mia, perché questo è un film che purtroppo non ha sfruttato appieno tutto il potenziale che aveva e questa cosa mi dispiace davvero tanto. Quindi, che altro posso dirvi? Io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!